ragazzi e ben ritrovati nel mio canale di Cure 93. Siamo qui su Rise Son of Rome, ragazzi. Uno dei giochi, diciamo, è una delle limited, delle esclusive che ha rilasciato l'Xbox, la Microsoft, sulla sua Xbox One. Ragazzi, cosa devo dire? Ho fatto i primi due capitoli, cioè sto facendo il secondo capitolo adesso in questo momento, e devo essere sincero, è un gioco bellissimo, veramente stupendo. Cosa c'è che prima di tutto lo rende stupendo, ragazzi? Allora, le carneficine, prima di tutto potete ammazzare, le uccisioni, ragazzi, sembrano veramente reali. Come voi tagliate la gola a un tipo, si vede il taglio della gola. Come voi tagliate il braccio, vedete il sangue schizzare col braccio tagliato. Cioè, ragazzi, e poi un'altra cosa che devo dire è il fatto che sia ambientato a Roma, ragazzi. Cioè, questa è una cosa stupenda. Il fatto che sia ambientato a Roma, ragazzi, che riprende quindi tutta l'Italia. Gli italiani dovrebbero esserne onorati che sia stato deciso dalla Microsoft di fare un gioco riguardante la storia romana. È veramente bellissimo. Io, infatti, sono emozionatissimo quando gioco a questo gioco. E diciamo che entro completamente nei panni di Marius Titus, che sarebbe il protagonista, raga. È veramente una cosa stupenda. Questo gioco non posso dire altro che elogiarlo. È per il mio, ovviamente è un mio parere, ragazzi. Magari avrà carenze su qualche punto di vista, che di chi è forse il pochettino più critico nei confronti dei giochi e chi ne conosce di più, chi ha già provato questo genere di gioco. Io ne ho provati ben pochi, ma devo essere sincero, tutti questi ben pochi che ho provato sono veramente stupendi. Uno di questo gioco, ad esempio, è veramente stupendo. Io ve l'ho detto, ragazzi, mi piace tutto troppo, e non mi resta che farvelo vedere, perché ragazzi, non c'è altro da dire, devo farvelo vedere. Mi piace troppo, ragazzi. È affascinante, veramente. La storia di Roma mi è piaciuta sempre quando l'ho studiata nei libri di storia. Quindi, e poi soprattutto, ragazzi, a me piace la storia, le guerre mi piacciono. Per questo, vedere queste scene irruente di sangue, lance, spade, scudi che si scontrano, è una cosa stupenda. Quindi, ragazzi, partiamo subito, andiamo su riprendi partita. Eccoci, ragazzi, allora siamo qui. Dobbiamo andare in questa specie di sala dove stanno combattendo i nostri. Ok, i nostri compagni. Noi dobbiamo iniziare a lanciare tipo queste cazzo di cose. Cosa sono? Fuochi d'artificio, ragazzi. Sono i... non i bengala. Non mi ricordo neanche come cazzo si chiama. Guardate che figata, ragazzi. Che cosa bella. Cosa sono questi sbirulini qui? Ah, il fischie scoppia, ragazzi. Il fischie... Vieni, stronzo di merda. Pigliati lo scudo in faccia. Oh, è rotto il coglione tu. È rotto il cazzo, anche tu. Bam, scudo in faccia, stronzo. Bam, bam, bam. Vai, mo vi inchiappetto tutti. Sì. Sì, vieni, vieni. Vieni. Vai, girare un po' la spada così puliamo dal sangue. Hai rotto il cazzo di colpirmi. E vieni. Va. E prendilo. E prenditelo in testa. Ah no, nel collo. Cazzo, che cosa bella, ragazzi. Che cosa bella, veramente. Hai rotto i coglioni di prendermi alle spalle. Pezzo del merda. Bam. Sì. Questo voglio vedere. Sì. Vieni. Vieni che ti sto aspettando. Vieni che ti sto aspettando. Stan, ti piace? Incia. Sì, è questo che ti piace. Il sangue. Oh, cazzo, mi tocchi alle spalle. Qua ancora. Ragazzi, guardate i tagli. Cioè, i tagli che ci sono nelle teste. Queste cose dovete vedere. I particolari. Dovrebbe essere questo in un gioco, dovrebbe essere in particolare a divertirci, a entusiasmarci. E a me piace per questo, ragazzi. Spam! Ti piace il bacino tagliato, stronzo! Lasciamo perdere questa spadata come è entrata dentro il suolo. Ecco, questi cazzo di soldati sono ancora più fighi. Cosa? Cosa? Dammi il tuo braccio, stronzo! Tu hai rotto la minchia! Ovviamente, ragazzi, dovete anche richiamare la testa in un modo. Guarda, adesso vi faccio vedere. Tu devi morire. Guarda, chiamatelo così, sbattendo lo scudo. Così loro vengono. Tu, ecco, sei un pezzo di vita.
il classico gigante pezzo del merda. Minca, devi morire, capito? No, no, sì, te la prendi nella schiena la spada. Tu? Che? Taglia la gola, grande. Vai, sì. Difendiamo la nostra patria, difendiamo la nostra patria. Grande, vai. Sì, schiacciali la testa, cazzo, come in The Walking Dead con gli zombie. Tu hai rotto il cazzo. Ho sbloccato un obiettivo. Lì di gioco registrata. Voi giganti mi avete rotto il cazzo. Minchia, devi morire. Brutta testa di uomo. Mamma mia, Marcus Titus. Ma guardate, cazzo, sangue da ogni parte. Cosa cazzo mi guarda dietro? Tang. Sì, ah, oh yes. Spaccali lo scudo, sì, la guarda è grande. Ma cosa? Cosa è successo? Vabbè ragazzi, non so che dire. Pensavo di averla parata il colpo, invece non l'ho parato. No, mi dia che mi ritocca. No, che cazzo. Vi taglio questa scena, ragazzi. Vi vado direttamente al sodo dopo questa battaglia. Di quanto immaginasse. Salva Roma. Ragazzi, ovviamente il padre muore stranamente. Salvala da loro. Che strano, guardate un po'. Sicuramente lui diventerà generale. Maledetti barbari assassini. Tranquillo, tranquillo. Perché voi invece siete tranquilli, vero? Chi è questo? Ciò che chiedete, padre. Verserò il loro sangue. Grande zio. Salverò Roma. Vai, zio, grande. Ma questo? Sono il comandante Vitellio. Conoscevo tuo padre. Questo è un figo. Che cazzo di armatura strabiliante. Sei il sangue che brami. Ti prometto che con me ne troverai in abbondanza. Sei con la seconda, vero? Sì, signore. Non più. Benvenuto nella 14ª. Il più forte di tutti. Ma grande, sblocchi obiettivi a nastro, ragazzi. E questo? Guardiamoci, filmatino, deve essere una figata. Vitelli ha completato il mio addestramento, mantenendo la sua promessa. Minchia, fighissima l'armatura, ragazzi. Finalmente potrò reclamare il mio debito di sangue. Grande. Vai. L'isola di Britannia, quel fetido cubo ai confini dell'impero. A tre di quelle carogne che hanno massacrato la mia famiglia e fomentato la ribellione sfociata nelle strade di Roma. Il mio ufficio nella 14ª ci ha condotti a queste isole. Domando questa insurrezione. Minchia i barbari, cazzo, che figa. Fantastico. Niente da dire, ragazzi, è uno dei giochi più belli che abbia mai giocato. Mi sta appassionando dalla prima, dei primi due capitoli. Questo è il terzo, mi sta andando dal terzo capitolo. Cioè, stupendo. Sono io, scommetto a te. Sono io, guarda te. No? Ah, eccomi. Io sono l'unico che ha la cresta, ragazzi. Pronti allo sbarco. La terraferma. Perfetto. Grande, zio. Che brutta la cresta al contrario. Orribile. Tagliatele! Ah, che cazzo sono fatte? Di cartapesta le navi, ragazzi. Guardate che figata, guardate come cazzo è fatto bene. No, zio! L'elmetto, vai a recuperarlo! No,
zio, devi trovare l'elmetto, non va bene. Sei proprio un sei proprio un conchino. Dai! Dai! Marcus! Rialzati! No, zio, sei nacco, e dai! Che cosa? Che cazzo era quello, ragazzi? Ah, bello. Ah, è un'unione, ragazzi. È Rise Son of Ghost. È collegato a Call of Duty, ragazzi. Fantasmi questi, ragazzi. Sono fantasmi. Ho capito. Ma lo rivedi, magari, dai. Vai, nuota, zio. Secondo me si chiuderà qui il filmato. Queste catene, ragazzi, queste semplici catene distruggono una nave. Vabbè, ragazzi, non posso dire niente, vabbè. Dai, ok. Ci fermiamo qui, ragazzi. Blocchiamoci. Allora, ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto. Spero che il gioco vi stia appassionando, perché è veramente un bellissimo gioco. Io non ho niente da dire. È proprio uno dei giochi più belli che abbia mai giocato. Chi di voi ha l'Xbox One, io ve lo consiglio, ragazzi, per la storia, almeno per la storia ve lo consiglio. Mentre il multiplayer, da quello che ho capito, dovrebbe essere una specie di picchiaduro, quindi non è il mio genere di gioco, non è il mio preferito. Come avete potuto vedere nel mio canale, non ho mai trattato di picchiaduro. Volevo farlo con il Killer Instinct, ma ragazzi, faccio schifo, proprio cagare. E a quel punto farei prima a portare un mio amico, a portarmi Rusher dietro, far finta di giocare col pad mentre sta giocando lui e fa le combo assurde e riesce a spaccare il culo. Quindi non mi sembra il caso. Io non giocherò pochissimo. Se un giorno, penso che sia un giorno molto lontano, toccherò un picchiaduro, non lo so quale sarà, vedremo, ragazzi, se me lo chiederete. Quindi, ragazzi, da cura notte è tutto. Spero che il video vi sia piaciuto. Iscrivetevi, commentate, mettete mi piace se l'avete apprezzato. Da cura notte è tutto. Ci vediamo alla prossima. Ciao, ragazzi.